in collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. L'acqua del Sile saluta la prima puntata del 2019 di Agricoltura Veneta. Intanto buon anno a tutti, buon 2019, che sia un anno alla grande come è stato del resto il 2018. Intanto grazie a tutti voi per la fedeltà a questo programma che comincia ad avere i suoi anni ma che continua a raccontarvi evidentemente delle cose che vi interessano. E siamo alla terza puntata dedicata ai parchi regionali del Veneto. Abbiamo fatto il Parco della Delta del Po, abbiamo fatto il Parco dei Colli Ugani e adesso invece siamo al Parco del Sile, Marca Trevigiana, Treviso. Siamo nel parco di Villa Letizia e vogliamo parlare di questo parco regionale. Ne parliamo ovviamente con l'assessore dedicato, ovvero Cristiano Corazzari. Buongiorno assessore, intanto buon anno. Tanti 2019 che secondo me sarà la grande come è stato del resto il 2018. Allora, Parco del Sile, ce lo racconta un po'. Beh, è un parco meraviglioso, parliamo del più grande fiume di risorgiva europeo, è un luogo magico che intreccia la natura della nostra Marca Trevigiana con le acque, le nostre campagne e la storia poi anche di questa terra. Uno di quei parchi che naturalmente si va a collocare in un'area fortemente antropizzata e che quindi deve trovare quel giusto equilibrio tra le attività umane presenti e naturalmente la salvaguardia della natura, dell'ambiente e quindi un concetto di sviluppo sostenibile. Noi pensiamo che i parchi, se ben gestiti e amministrati appunto con questa filosofia, possano diventare una risorsa importante anche per lo sviluppo di un territorio e per la valorizzazione e la promozione di una terra meravigliosa come questa della Marca Trevigiana. E voi avete già fatto delle cose importanti, per esempio c'è la Greenway e c'è il, come dire, anche dei progetti interessanti a livello europeo. Sicuramente qui sono stati svolti dei progetti di caratura europea utilizzando appunto fondi strutturali che sono andati a realizzare delle infrastrutture utilizzabili poi per lo sviluppo turistico e soprattutto per dare la possibilità a chi vuole vivere questo parco di poterlo fare in modo pieno. Uno di questi è stata appunto la pista ciclabile che prevede il collegamento delle aree del parco con quella che è la Treviso Ostiglia e che quindi una grande modalità di visitazione, di turismo lento, di conoscenza profonda del nostro territorio, di quest'area meravigliosa. Lo stesso dicasi per altri progetti che hanno portato alla realizzazione delle passerelle, della rivalorizzazione di luoghi che prima non erano accessibili, andando a riscoprire i vecchi burci, per esempio, che erano le navi, le barche da trasporto utilizzate sin dai tempi della Serenissima, che permettevano il trasporto delle merci nelle città di Treviso, nelle città limitrofe. Quindi una rivalorizzazione del nostro parco che riscopre aspetti antichi che mai sono profondamente collegati a quella che è anche oggi la nostra storia. Allora, noi ringraziamo per il momento l'assessore Corazzari, andiamo a fare un giro a vedere tutto quello che ci ha annunciato in questo suo primo passaggio, poi torneremo per parlare con lui nelle conclusioni del futuro di questo parco. E adesso i titoli. Presente e futuro del Parco del Sile, il nuovo anno porterà nuovo presidente e giunta per il fiume di sorgiva più lungo d'Europa, più opportunità turistiche ma anche per le aziende agricole, per uno statuto che sarà in parte aggiornato cancellando alcune limitazioni. Tutte le aziende agricole del Veneto potranno vendere non solo i propri prodotti ma anche quelli di altre imprese. La novità arriva con la manovra finanziaria del governo. Una piccola rivoluzione per le oltre 19.000 aziende agricole sulle 70.000 venete che effettuano vendita diretta dei propri prodotti. Firmato a Roma l'accordo per la tutela della birra artigianale prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta durante la fase di produzione a processi di pastorizzazione e microfiltrazione. Grano e pasta, il Ministero sblocca i pagamenti AGEA sui contratti di filiera e stanzia 20 milioni di euro per il loro rinnovo. L'obiettivo è la trasparenza dei prezzi all'origine, ma anche aiutare gli agricoltori a produrre più grano di qualità e rispondere così alla richiesta dell'industria.
Pane Vin, la pinza sulla Rin, uno dei riti della campagna veneta che si rinnova in questa notte, il segno della luce ma anche della nuova annata agraria, ricordato dal tabarro e raccontato dal nostro Aldo Cescon. Dove Assile Cagnan si accompagna, Ponte Dante, centro di Treviso, giusto per raccontare quanto questo fiume e questo territorio siano importanti nella storia, nella cultura italiana e mondiale, visto che si parla della Divina Commedia di Dante Alighieri. Parco del Sile, Parchi del Veneto, ne parliamo con il direttore dei parchi, il dottor Viti. Buongiorno. Allora, intanto come stiamo con i parchi? Ma stiamo bene, nel senso che abbiamo la legge pronta, entro marzo dovremo chiudere tutto l'iter e quindi dare ai parchi la nuova governance, e questo è un aspetto molto importante. Stiamo bene perché i parchi sono una destinazione turistica importante della Regione Veneto, è un'ulteriore destinazione turistica tra le moltissime che questa regione già offre. 2019 che cosa avete in serbo? Ma chiaramente, proprio legandolo al piano strategico del turismo, credo si dovrà fare sinergia tra il mondo del turismo e il mondo dei parchi, e questo è un aspetto che è legato appunto alla fruizione. Poi c'è tutta l'opera di valorizzazione e di tutela del territorio che le nuove governance elette dovranno applicare in maniera molto rigorosa, proprio perché se vogliamo lasciare in eredità un territorio ben tenuto dobbiamo avere attenzione a questo territorio. Senta, parchi e altre realtà, mi viene in mente il territorio del Prosecco, visto che siamo nella Marca Trevigiana, con il patrimonio UNESCO, sinergie? Ma il parco è molto vicino, molto più vicino di quanto non si pensi alla pedemontana. Sempre parlando di turismo, le destinazioni turistiche che riguardano la Marca in generale sono proprio legate tra i comuni del parco e i comuni della pedemontana, per cui credo troveremo una possibilità di ulteriore sviluppo sia per la pedemontana, grazie a questa candidatura che speriamo questa volta sia la volta buona, e diventare patrimonio mondiale dell'umanità è una cosa assolutamente importante, e il parco che è un supporto vicino con i suoi luoghi incantevoli, basta dare un'occhiata insomma, perché poi dal patrimonio mondiale ci aspettiamo un arrivo di un flusso di un turismo molto consapevole, molto educato, e quindi un turismo che vuole visitare il territorio con lentezza, gustando i sapori del territorio, l'enogastronomia, la natura e tutto il resto. L'ultima domanda è per un circuito dei parchi, cioè uno straniero che viene qui e che volesse vedere tutti i parchi del Veneto lo può fare, lo potrà fare, ci sarà una specie di card particolare? Allora, qui stiamo lavorando in realtà, la regione ha già fatto, sta facendo tutto il lavoro sulla cartografia delle piste ciclabili del Veneto, e questo è un primo aspetto. Adesso si tratta di collegarle, quindi fare degli anelli, dei circuiti, in maniera che l'ospite che arriva decida dove andare e che tipo di circuito fare. C'è poi anche tutto un aspetto legato ai cammini della fede che anche attraversano la nostra regione, e anche qui c'è un progetto molto avanti oramai e guidato dalla diocesi di Vicenza, che però coinvolge assolutamente tutto il territorio veneto. Insomma, tanta carne al fuoco. Assolutamente. Noi ci fermiamo un attimo, vediamo le notizie dell'agricoltura, poi torneremo sempre con il dottor Viti, però in un'altra veste. Tutte le aziende agricole del Veneto potranno vendere non solo i propri prodotti, ma anche quelli di altre imprese. La novità arriva con la manovra finanziaria del governo, una piccola rivoluzione per le oltre 19.000 aziende agricole sul totale delle 70.000 che effettuano vendita diretta dei propri prodotti. Nella latteria trevigiana si potranno ad esempio trovare i formaggi sardi o le arance siciliane, un cambiamento che le associazioni di categoria, dalla CIA alla Coldiretti, accolgono con favore. Il provvedimento, voluto dal sottosegretario Franco Manzato, interessa 300.000 aziende agricole italiane, che potranno sviluppare la distribuzione incrociata delle produzioni, con il vincolo che tali prodotti non debbano appartenere alla stessa categoria merceologica dei propri e l'attività di vendita non deve essere prevalente rispetto a quella produttiva. L'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi del Ministero delle Politiche Agricole ha firmato un accordo di collaborazione con l'associazione Union Birrai.
Scopo della collaborazione è la tutela della birra artigianale, prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Tutela che si estende alla promozione della filiera e alla salvaguardia dei consumatori. Il Ministero per le Politiche Agricole ha avviato un dialogo concreto con tutta la filiera del grano e della pasta, mettendo in campo azioni immediate che vanno dallo sblocco dei pagamenti AGEA sui contratti di filiera del grano allo stanziamento di 20 milioni di euro per il loro rinnovo. L'obiettivo è la trasparenza dei prezzi all'origine, ma anche aiutare gli agricoltori a produrre più grano di qualità e rispondere così alla richiesta dell'industria. E ancora ampliare anche gli spazi di presenza e promozione della pasta italiana all'estero. È necessario infatti far comprendere ai consumatori stranieri il valore aggiunto della tradizione italiana e veneta e della qualità garantita. E dopo aver sentito il dottor Viti in qualità di funzionario della regione responsabile dei parchi, sentiamo il dottor Viti in qualità di commissario del Parco del Sile. Intanto, da commissario, come si sente? Sento che è una responsabilità importante per un territorio che a me piace molto. Io ho lavorato per anni a Treviso, per cui ho dedicato impegno in un ruolo che è un ruolo delicato, perché gestire un parco regionale non è semplice. In effetti siamo in attesa di dare esecutività alla legge, in maniera che la governance e quindi il territorio... Questo è l'anno buono 2019. Sì, questo è l'anno buono, in maniera che il territorio si riappropri di un ruolo di gestione attiva del parco. Ecco, qui siamo in una delle strutture per dire che il parco comunque è andato avanti nonostante il commissariamento. Sì, assolutamente, non abbiamo fermato nulla di quello che era già programmato e già previsto dalla passata giunta del parco, e quindi l'impegno è stato proprio questo. Questo è un parco che non ha grandi strutture in termini di edifici, ma ha un costo enorme di manutenzione, perché ci sono un sacco di ponti, passerelle e altro, sfalci, taglio di alberi pericolanti. Sono risorse che non si vedono, nel senso che un conto è costruire un edificio e dico: ah, guarda la sede del parco, guarda questo. No, qui è una manutenzione costante, perché immediatamente ci si accorge che c'è l'erba alta, che c'è un albero caduto, che c'è la passerella con le travi che stanno marcendo. Ed è un costo importante, perché se si vuole mantenere bene questo parco bisogna fare quotidianamente un lavoro di ricognizione e di manutenzione. Senta, però è un costo che in parte potrebbe essere coperto anche, che ne so, da un introito turistico. Questo è l'aspetto sul quale stiamo discutendo. Innanzitutto abbiamo visto, insieme con i sindaci di tutti i comuni del parco, delle location dove attivare dei punti di ristoro che oggi mancano. Quindi questa sarà un'eredità che lascerò proprio alla nuova governance, una procedura già avviata per l'installazione di questi punti di ristoro, dove uno trova una bibita fresca, un bagno dove portare il bambino, due attrezzi per eventualmente aggiustare la bicicletta. Questo è un primo passo. Poi successivamente bisogna pensare a uno sviluppo turistico e quindi anche eventualmente a un introito che può derivare da queste attività. E allora adesso noi ci fermiamo un attimo, vediamo un po' di pubblicità, poi nella seconda parte partiremo con l'assessore al turismo Federico Canere, parleremo non solo del Parco del Sile e del risvolto turistico, ma in genere dei risvolti turistici per tutti i parchi del Veneto. A più tardi. Una delle immagini simbolo del Parco del Sile, seconda parte di Agricoltura Veneta. Siamo lungo la passeggiata del cimitero dei Burci, comune di Silea, e siamo con l'assessore al turismo Federico Canel. Buongiorno assessore. Buongiorno a lei. Allora, bellissimo questo posto, da vendere in tutto il mondo. Assolutamente sì, è una delle chicche di Treviso, e non solo di Treviso ma della provincia. E anche del Parco del Sile. Noi siamo qui per parlare dei parchi dal punto di vista turistico. Sì. Prodotto da vendere.
Ma assolutamente sì, tra l'altro noi nel nuovo piano strategico della Regione Veneto sul turismo, fatto assieme a tutti gli stakeholders del territorio, quindi a tutti gli operatori del territorio, quindi costruito dal basso, abbiamo previsto anche la rete ecologica veneta e quindi i parchi vengono valorizzati proprio anche all'interno delle previsioni del nuovo piano turistico. Ecco, noi siamo Agricoltura Veneta, parchi, territorio, però anche impresa veneta. Come fare per promozionarla abbinandola proprio al marchio, al brand, come si dice, dei parchi? Beh, allora, l'agricoltura è fondamentale, l'abbiamo sempre detto. Noi siamo in una terra di grandissimi prodotti tipici sia a Treviso ma in tutto il Veneto in particolare. Tra l'altro in Veneto ne abbiamo tanti, ora siamo nel Parco del Sile, ma penso ai parchi della Lissinia, dei Colli Euganei, del Delta del Po, oltre che ovviamente le Dolomiti. Quindi abbiamo tantissimi parchi a cui abbinare i prodotti tipici del territorio. Questo è uno dei must non solo della Regione Veneto ma anche del nuovo ministro all'agricoltura e al turismo, che è stato abbinato a Centinaio a livello nazionale. Ecco, lei sta facendo una serie di fiere, il nostro prodotto veneto funziona. E cosa dire agli agricoltori che vivono ad esempio all'interno di questo parco come all'interno degli altri parchi? Come si può abbinare il proprio prodotto proprio al prodotto parco? Ma il prodotto parco, come dicevo, è diventato e diventerà sempre di più una destinazione turistica, quindi un luogo dove attirare turisti. Ovviamente nel momento in cui il turista viene in questi luoghi deve trovare dei servizi, quindi la prima cosa da dire è che bisogna creare servizi per i turisti, quindi creare prodotti turistici nuovi, creare dei percorsi sul territorio a cui poi abbinare dei prodotti turistici che gli agricoltori che vivono all'interno del parco devono fare e devono gestire, sviluppare. Va bene, allora con questo messaggio dedicato soprattutto agli imprenditori agricoli all'interno del Parco del Sile, adesso noi ci fermiamo un attimo, vediamo come sempre i nostri consigli per quanto riguarda il vostro giardino e poi rientreremo in un'altra località tornando a parlare con il commissario dei parchi. Siamo alla prima puntata del nuovo anno e vi voglio ancora dare un consiglio su una determinata pianta, vista anche la stagione che non è ancora proprio aperta ai lavori per il giardinaggio. Questa pianta è il Crataegus piracanta o siacanta. Una volta si utilizzava molto per le siepi difensive, visto le sue spine, e che quindi se entrava qualcuno vestito usciva spoglio dall'altra parte, ecco la difensità di questo cespuglio, ma che viene utilizzato anche singolarmente per le sue bacche decorative rosse, soprattutto in questa stagione invernale di freddo, ed è ancora più bello nel vederlo nella giornata in cui che sia brunesta, come si vuol dire, là con le sue bacche così, con i suoi rami inarcuati, questi bei colori rossi, e sopperisce alla mancanza di fioriture vista la stagione appunto con queste bacche. Pianta molto facile da coltivare, si può fare a siepe o a cespuglio isolato, si moltiplica tramite semi oppure qualcuna viene anche innestato e quindi produce altre bacche più arancioni o altri tipi di fiori, e soprattutto anche, vista la stagionalità e il freddo, ottimo alimento per gli uccellini, i merli ne vanno ghiottissimi. Ente Parco Regionale del Fiume Sile, un cartellone però vuoto perché siamo all'interno della casa di Gianni Marini, passeggero del Borgofuro, siamo con il commissario Viti. Commissario, l'ho portata qua perché il rapporto con la gente del Sile, questo è uno dei parchi molto belli ma anche molto contestati per chi ci vive attorno. Sì, perché è un parco con una urbanizzazione molto spinta, come è anche per esempio quello di Colli Euganei, ed è, sono proprio i parchi dove abbiamo più problemi, perché parco significa vincolo nell'accezione comune, non c'è niente da fare. Però voi avete già pensato delle soluzioni come regione, adesso con, diciamo così, la trasformazione, il ripensamento, avete pensato di, insomma, di rivedere un po' le regole, giusto? Assolutamente sì, siamo figli degli anni 2000, noi non i figli degli anni 80 dove
gli anni in cui sono nati e sono sorti i parchi, che erano la risposta a un consumo del territorio selvaggio e quindi il bisogno di preservare la natura. 2019 oggi, regione consumo zero del territorio. Esatto, quindi oggi siamo di fronte a una politica completamente diversa, ma dobbiamo trasformare i parchi in veri strumenti di sviluppo sostenibile di un territorio. Questo passa attraverso un contatto molto stretto con chi ci vive e ci lavora. Non a caso nella nuova legge, nella governance, entrano anche le categorie produttive. Era stato fatto proprio con questo spirito, questo passaggio, proprio perché c'è la necessità che chi vive e opera all'interno del parco diventi protagonista anche negli organi di gestione, così da potersi rendere conto delle difficoltà che ci sono ad amministrare un ente come questo e della necessità di reperire risorse importanti per dare corso e gambe a questo tipo di sviluppo sostenibile del quale tutti ci riempiamo la bocca, ma bisogna poi passare dalle parole ai fatti. Senta, commissario, cosa si sente di promettere ai cittadini che vivono intorno al Sile per questo 2019? Ma io lascio scritto alla nuova governance che la prima cosa da fare è rivedere il piano ambientale, che è un piano ambientale frutto degli anni 80, anni 90. Oggi bisogna riscriverlo con delle regole nuove, togliere molti vincoli e molte pastoie burocratiche che rendono pesante l'approccio del cittadino al parco e fare sì che ci sia una sinergia forte tra parco e comuni del parco, perché passa attraverso questi piccoli passaggi il nuovo rapporto con i cittadini. Come si immagina il Parco del Sile dei prossimi anni? Ma io me lo immagino con un incremento importante delle visitazioni, perché basta guardarsi intorno e qui, come dicevamo prima fuori onda, gli inglesi se vedono una cosa del genere si capottano. Ecco, noi vogliamo che gli inglesi si capottino, ma non solo gli inglesi. In realtà i primi fruitori del parco sono quelli che ci vivono e quindi ci vuole una maggior consapevolezza di abitare e vivere in un luogo straordinario. Bene, ringraziamo il commissario ancora per poco, Viti. Adesso ci vediamo le previsioni del tempo e poi sentiamo dalla assessore Corazzari, che chiuderà questa puntata, come vede lui il futuro del Parco del Sile. Permane ora un'area di alte pressioni che ha il suo centro in Europa. Diciamo, è terminato quel flusso freddo intenso dall'Artico che ha abbassato notevolmente le temperature. Rimane comunque un leggero flusso di aria ancora fredda che interessa un po' tutte le nostre zone e quindi mantiene le temperature, le minime, soprattutto sotto lo zero. Ma siamo nel periodo, bisogna ricordarlo, il periodo più freddo dell'anno. E cosa prevediamo? Intanto per domenica un cielo sereno o poco nuvoloso, comunque sereno, ecco, qualche addensamento sui rilievi, ma soprattutto quelli che guardano a nord, con possibilità di qualche breve nevicata, nulla più. Ripeto, in genere sulla pianura abbiamo un tempo stabile che ci accompagnerà per questo fine settimana, ma anche per tutta la settimana prossima, possiamo dire, quindi con cielo in prevalenza sereno. Ecco, un problema: già da lunedì potranno essere, il terreno è molto freddo, quindi l'aria ristagna per effetto dell'alta pressione, quindi condensa e dà vita al fenomeno delle nebbie. Purtroppo nei primi giorni della prossima settimana la pianura sarà interessata da queste nebbie anche intense, che poi si dissolveranno durante il giorno. I venti sono deboli, di direzione variabile, con tendenza a provenire almeno nella prima parte dai quadranti settentrionali. Temperature sono in aumento, però ricordavo, il periodo più freddo dell'anno, quindi avremo le minime dai meno 2, meno 4 anche ancora nel corso della settimana, e le massime salgono di poco sopra lo zero, questo in pianura. Naturalmente sui rilievi è molto più freddo. Per finire, l'alto Adriatico è previsto da poco mosso a localmente mosso, insomma una settimana tipicamente invernale, con nessun fenomeno ma con un po' di freddo. E per le conclusioni siamo tornati a Villa Letizia, Parco del Sile, Fiume Sile, avete visto l'acqua, e siamo tornati con l'assessore Cristiano Corazzari. Assessore, abbiamo visto il presente, il passato di questo fiume, il futuro? Beh, insomma, intanto avete visto un parco, è un luogo meraviglioso.
abbiamo visto le potenzialità di questo territorio e pensiamo che quindi per il futuro bisogna farlo funzionare bene questo parco. Ci siamo dotati di una nuova legge sui parchi, faremo una nuova governance dei parchi che sarà più snella, più efficiente e dovremo avere la possibilità di fare un grande lavoro, un'alleanza con le forze produttive, i rappresentanti del mondo del lavoro, delle associazioni, di coloro che si occupano di ambiente, di territorio, del settore primario, per far sì che si faccia squadra per far funzionare bene questo parco. Questo è il nostro obiettivo, perché il parco deve diventare una opportunità di sviluppo, un volano di promozione e di valorizzazione del territorio. Quindi la nostra sfida è questa, è la sfida per il Parco del Sile, così come è la sfida per gli altri parchi della Regione Veneto. Abbiamo una regione ricchissima in questo senso. Insomma, la scelta della regione è stata quella della partecipazione, della maggiore partecipazione dei territori che fanno parte di questo parco. Sì, noi riteniamo che il parco debba essere sentito come parte integrante della vita anche economica e sociale, non solo in un'ottica di conservazione e di tutela. Deve essere interpretato in un modo di sviluppo, sviluppo naturalmente sostenibile con quello che è l'ambiente. Qui siamo in un ambiente dove vi sono delle realtà importanti, dal mondo dell'agricoltura al mondo dello sport, delle attività, anche le attività venatorie devono essere coinvolte, perché tutti insieme si può fare un'alleanza per far funzionare in modo efficiente questo parco e far sì che divenga un punto di attrazione e che sia un volano di sviluppo e di turismo, di conoscenza e veramente in modo di amare ancora di più e di conoscere in modo più profondo la nostra terra. Senta, Parco del Sile e vicinanza, le colline del Prosecco, il patrimonio UNESCO, un territorio davvero unico a questo punto in Europa. Beh, direi la marca trevigiana è straordinaria da questo punto di vista. Due passi da Venezia abbiamo dei luoghi impensabili, assolutamente da scoprire, partendo proprio dalla nostra pedemontana veneta. La candidatura a patrimonio dell'umanità dell'UNESCO delle nostre colline del Prosecco trevigiano e naturalmente questo parco che è un parco meraviglioso, ma questo è un piccolo esempio di come è il Veneto, perché il Veneto è così ricchissimo, dobbiamo riuscire a costruire delle reti che funzionino. E soprattutto che poi siano anche di stimolo per un turismo sostenibile. Il turismo è uno degli aspetti fondamentali per il futuro, ma un turismo diverso, non un turismo di massa, ma un turismo che vuole vivere in modo approfondito questi luoghi e far sì che questi possano trasmettere delle emozioni e delle esperienze da portare a casa, in modo per far crescere quindi anche la nostra provincia e non solo le località balneari. Bene, ringraziamo l'assessore Cristiano Corazzari, finisce qui la puntata di Agricoltura Veneta dedicata al parco del fiume Sile, ma come sempre l'ultima parola agli attrezzi storici e ai nostri antichi proverbi. Arrivederci alla prossima puntata. Ah, buongiorno, come andiamo? Tanti auguri del buon anno a tutti, a quelle persone anziane e persone che sta poco bene. Manca a tutti i giovani buon anno, ma perché andai a lavorare, che sei ora che ti dai il carretto? E anche quest'anno, se morivai il pane e vino, il primo lavoro che tocca fare contadini è quello, ricorda ai tradizioni del pane e vino, l'anno passato le robe se andai bene, cioè, e faive e se andai a sera puinta piena a caliera, e se sta vero. Abbiamo fatto tanta puinta, tanta uva che mi ha dato capestare a quei piedi, ma anche un bel raccolto di simesi, non saremo più buoni di sfarsene che ne sei dappertutto i cantoni. Speriamo bene, che c'è un mio amico che dice che se Faive va verso Ferrara bisogna stresa l'orto e slargare l'ara perché se porterà a casa tante faie. E se no, il contadino può detto da sempre tre parole che scomincia con S in scarsea. E ha il solamaneo, il sudore e la speranza. E il tiro avanti fistano che viene. Me nonno mi diceva sempre una roba, che un uomo quando caga a punta è il vin e un po' di farfalla, a vita c'è quasi regalata. Vi saluto, che Dio vi mandi buona, mangia poca pizza e che non sia una befana. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.